Quante volte mi chiedono, ma come faccio a farlo? E io rispondo, fallo. Tutti sono alla ricerca di un metodo facile e veloce per riuscire a fare qualunque cosa. Ma il metodo è solo uno, andare avanti, provare, per prove ed errori. Esistono sicuramente molti modelli a cui attingere, ma non saranno mai i tuoi modelli. Se non ti metterai con calma a provare e a capire come tu ti puoi porre verso quei modelli, prima o poi li dimenticherai e andrai di nuovo alla ricerca di qualche cosa ed entrerai ancora una volta in conflitto con te stesso. Ma allora come si fa? Si fa come fanno gli atleti, ci si allena, la disciplina è tutto, ogni giorno, ogni santissimo giorno, focalizzati verso l'obiettivo. Non esiste altro, esiste l'obiettivo. Devi anche sapere che quando tutto intorno a te sembra non funzionare, probabilmente l'unica cosa che non sta funzionando sei tu. E allora fermati, guarda nella tua ristretta cerchia delle conoscenze, ci sarà sicuramente qualcuno che ha la capacità di ascoltarti. E se non ce l'hai, prendi un quaderno, incomincia a scrivere qualunque cosa tu in quel momento stai sentendo rispetto a quel problema. Scrivi. Scrivi, butta giù su quella carta tutto quello che senti. Succederà che a un certo momento riuscirai a mettere in fila i pensieri. Rimettendo in fila i pensieri potrai calmarti un attimo, ristrutturare una piccola to-do list agganciata alle priorità che tu ritieni essere importanti in quel momento e questo è già un punto di ripartenza. È già un punto di ripartenza dove hai lavorato sulla tua motivazione intrinseca e ti sei focalizzato sull'obiettivo. Mi raccomando. Impara a gratificarti dei piccoli successi, impara che volere tutto e subito è quasi impossibile, impara che non puoi fare tutto, ma che puoi fare molto e a mano che ti alleni imparerai a fare quello che serve e quello farà la differenza. Buona vita.